Cosa prevede il decreto terremoto? Beh, un decreto importante. Intanto ci sono nel cratere 14 comuni abruzzesi, 3 della provincia dell'Aquila e 11 della provincia di Teramo, e quindi un pezzo di Abruzzo sta lì dentro. Poi il decreto prevede di rimborsare il danno ovunque esso si è manifestato, quindi anche fuori cratere. Ci sono dei danneggiamenti anche sull'Aquila e in tante altre realtà. E poi ci sono delle misure molto avanzate, più avanzate degli strumenti che abbiamo avuto noi nel 2009. Penso al fatto che si rimborsi la ricostruzione di tutti gli immobili, anche le seconde e terze case, nell'ambito del cratere, al 50% fuori cratere se non affittato. Ci sono misure di natura economica. Sono riuscita a far approvare alcuni emendamenti, uno sull'edilizia scolastica, uno che semplifica le norme in quei comuni, in quelle realtà dove si sovrappone il danno del 2009 e ora il danno del 2016. Ho fatto prevalere il rimborso e la ricostruzione con le norme 2016 che sono più avanzate, e poi abbiamo risolto, almeno per ora, ma ho intenzione nella legge di stabilità di andare oltre, e abbiamo risolto quel contenzioso che si era creato con il Comune dell'Aquila sugli uffici speciali e il prestito dei nostri collaboratori all'ufficio speciale che si sta creando nel terremoto del Centro Italia. E c'è una previsione adesso, grazie a un emendamento del relatore fatto su mio input, che diminuisce da 20 a 10 massimo le persone che gli mettiamo a disposizione. Sono dei tutor, quindi sono in prestito, vengono sostituite con altre figure scorrendo la graduatoria RIPAM, e vengono prese per ora alcune unità solo dall'ufficio speciale del cratere. Questo perché? Perché l'ufficio speciale dell'Aquila è indispensabile, ha un personale di straordinaria preparazione e qualità, e soprattutto si occupa di tutta la filiera della programmazione dell'intervento, mentre negli uffici speciali l'ufficio speciale si occupa di una parte e il restante lavoro viene fatto negli UTR dei comuni.